Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 19 giugno. Il tema ancora di giornata è la legge sullo ius soli, che più andiamo avanti e più mi sembra una legge assurda. Come ha scritto qualcuno, è una legge che forse è l'intervista più bella oggi la fa Stefano Parisi sul Corriere della Sera, che non è certo un estremista leghista, anzi quando si candidò a Milano le sue posizioni erano diverse rispetto a quelle di Salvini. E in realtà mi ha fatto capire una cosa oggi, perché mi chiedevo perché il PD insistesse su questa legge assurda dello ius soli, e lui dice perché si vuole cercare disperatamente di salvare una legislatura che se no non avrebbe fatto nulla, invece loro vogliono dire chiusa la legislatura, abbiamo fatto lo ius soli, che è una minchiata pazzesca questo ius soli. Oggi lo spiega secondo me molto ma molto molto bene Parisi, lo aveva fatto ieri Zaia ma lo fa oggi ancora Parisi, che non può essere tacciato di come possiamo dire, di oltranzismo, quando dice intanto c'è l'automatismo che è completamente sbagliato, volete diventare italiani? Benissimo, ma questo lo potete farlo in maniera non automatica. E la seconda cosa, che non è un luogo comune, è che l'Italia si trasformerebbe in una sorta di sala parto del Mediterraneo, dice Parisi, cioè si verrebbe qua a partorire i bambini perché si sa che qui poi sia il welfare, sia l'incapacità dello Stato di selezionare. Voi potete pensare che questa sia una posizione assurda, eccessiva, poi andate su Repubblica, no? Il grande giornale che ci sta facendo due palle così sullo ius soli e sul fatto che chi non è d'accordo con lo ius soli è un pericoloso razzista. Adesso vi leggo l'intervista di una ragazza il cui nome è impronunciabile, è una ragazza italiana, per carità, non vorrei sembrare razzista, ma si chiama Nadcela Uyuguda, di 24 anni, originaria di Colombo. Lei è venuta in Italia perché i genitori rischiavano la vita a Colombo e quindi torna, viene quando lei ha 6 anni in Italia. Perfetto, l'Italia accoglie dei profughi a cui dà del lavoro, un'istruzione perché rischiavano la vita nel loro paese. Chiaro? Rischiavano la vita nel loro paese. E a un certo punto il giornalista gli dice: ma scusami, tu c'hai 22 anni, ma perché non sei ancora italiana? E lei dice: ma perché finora non hai mai fatto domanda per la cittadinanza italiana? Chiedono a Repubblica questa ragazza il cui nome è Nadeshka, mi scuso, ma non Nade, Nadeshka Dishani Uyuango, che oggi ha 24 anni, gli chiedono perché non sei ancora italiana. E i giornalisti di Repubblica: sono cresciuta in Italia e ho sempre studiato qua, ci vivo. Perfetto. La mia lingua è l'italiana. Perfetto. A 16 anni, e qui è un po' meno perfetto, avrei potuto essere naturalizzata perché avevo maturato i 10 anni di residenza. Quindi lei poteva diventare italiana dopo 10 anni, non c'era bisogno di questa legge. Lei poteva diventare italiana, ma no, lei non è diventata italiana. E sapete perché? Non perché siamo noi cattivi, razzisti, fascisti, quello che volete voi. No, questa ragazza non è diventata italiana a 16 anni, quando avrebbe potuto chiedere di essere naturalizzata, ma perché era diventata una questione di principio. Volevo che fosse un diritto che mi venisse riconosciuto e non che dovessi chiederlo. E no, e no, e no, cara Naguscia, tu non hai un diritto di essere italiana. L'Italia ti ha accolto, l'Italia ti ha fatto studiare, l'Italia ti ha dato il welfare, l'Italia ha pagato con le sue tasse la possibilità di vivere in un paese civile. L'Italia, attraverso 500 anni di storia, non discrimina le persone per razza, sesso e religione. Ma tu, una domandina, chiedendo: scusate, voglio essere italiana, la devi fare. Questa è la differenza tra quello che penso io e quello che pensa la sinistra. Questa ragazza, una domanda, doveva farla per essere italiana. Non è un diritto diventare italiani, purtroppo. Come non è un diritto diventare americani, non è un diritto diventare inglesi. Bisogna rispettare il paese e chiederlo in maniera non automatica. Leggete questa intervista e vi convincete che lo ius soli è fatto da quattro radical chic di merda, si può ancora dire radical chic, sì, che vogliono che questo sia un diritto, che è una roba che ti fa venire il sangue al cervello, ed è il mondo dei diritti in cui non esistono i doveri, dei diritti della cittadinanza, dei diritti allo studio, dei diritti all'università, dei diritti alla salute, dei diritti a tutto. Abbiamo diritti a tutto, ma non abbiamo nessun dovere. Lei ha il diritto di essere italiana. Con quali soldi sono stata pagata la tua università, amica mia? Con quali soldi è stata pagata la tua scuola, visto che i tuoi genitori hanno vissuto all'estero? Con quali sangue gli italiani hanno permesso che ci fosse la possibilità in Italia di non uccidere persone per strada come avviene nel tuo paese? Attraverso una storia millenaria di rispetto e di libertà, lo stesso rispetto che io ho nei confronti di questa ragazza, ma che lei deve avere nei nostri confronti, come tutti noi lo pretendiamo, o no? O no?
Io non lo so, io non, forse sono un razzista. Giannini su Repubblica dice: destra e sinistra non possono essere più considerati. Finalmente su questa cosa della cittadinanza dello Ius Soli si capisce che non sono più ferri vecchi del Novecento. Ha ragione Giannini, lui critica me e critica noi. Io penso che la differenza tra destra e sinistra sia proprio in questo, sia nel fatto che noi pensiamo che il diritto alla cittadinanza italiana sia un diritto che si deve dare ovviamente a chi vive qua da tanti anni. Io sono convinto che questa ragazza debba diventare italiana, che sia italiana, ma che questi diritti debbano essere anche, come possiamo dire, attivati attraverso una richiesta, banalmente attivati attraverso una richiesta. Poi molto bello il pezzo di Michele Sin oggi che se la prende col ministro degli interni che dice che noi saremmo dei cattivi maestri. No, caro ministro degli interni comunista Minniti che dice che è la sicurezza di sinistra. I tuoi ex amici di sinistra e comunisti erano cattivi maestri durante il periodo delle Brigate Rosse. Non noi che ci permettiamo di dire a questa ragazza e a tutte le ragazze che vivono in Italia, benvenuti in Italia, è giusto che siate italiani. Io ho tanti amici che non sono nati in Italia e che sono diventati italiani, tanti amici, alcuni amici che sono diventati italiani, sono più italiani di me, ma il concetto dell'automatismo è un concetto banale che si possa richiedere, come non è automatico avere il diritto all'università. Io la penso la stessa identica cosa, all'università ci devono andare i meritevoli e il diritto allo studio è giusto fino a una certa età perché si dà la cultura a tutti quanti, poi dopo siccome è un costo, i meritevoli devono andare avanti, e i meritevoli anche se sprovvisti di mezzi, come ci ha insegnato non solo la Costituzione, non solo Don Milani, ma anche Einaudi, possono essere aiutati. In Francia vince Macron, per la prima volta incredibile la Le Pen entra al Parlamento perché con 7-8 seggi anche il Front National ha un seggio al Parlamento. Macron vince, ma non quanto ci si attendeva, 360 seggi. Scompare il Partito Socialista, scompare il Partito Socialista che ha, mi sembra, 46 seggi più o meno come quelli della comunisti di Mélenchon, mentre il centrodestra rimane a 121 seggi. Questo per quanto riguarda Macron, di cui tutti i giornali se ne occupano. Bello oggi il pezzo di Sergio Romano che sul Corriere della Sera in cui dice la Francia bonapartista in realtà non è un'invenzione dell'ultimo di Macron. Beh, insomma, poi dopo ti trovi anche pezzi come quello, il fondo di oggi di Mieli sul Corriere della Sera che parla, il titolo è Qualcosa non quadra a sinistra di Renzi, una roba che ha un interesse, come potete voi immaginare, incredibilmente acceso. Code alle edicole di tutta Italia per leggere che cosa c'è che non quadri nella sinistra di Renzi, una rottura di palle pazzesca il pezzo, ma soprattutto il principio per cui dobbiamo dedicare alla sinistra di Renzi una fondessa dell'ex direttore. Sul Corriere della Sera, oltre a Romano e all'inutile pezzo di Mieli, c'è un utilissimo pezzo di Pierluigi Battista, uomo di Mieli, all'interno, così veniva considerato, cioè del terzismo mielista all'interno del Corriere della Sera, queste piccole geografie che non vi interessano, ma che a noi giornalisti ci appassionano. Beh, insomma, Battista finalmente si ricorda nella sua rubrica, non finalmente si ricorda, nella sua rubrica, utilizza la sua rubrica per difendere la posizione di Facci e attaccare straordinariamente questo inutile ordine dei giornalisti che ci fa due palle così e che è un'istituzione, qui non prendete le parole per quelle che sono, un'istituzione fascista che voleva controllare il giornalismo e dopo coltivata e resa ancora più inutile dalla retorica antifascista, come ci ricorda oggi Pierluigi Battista che difende Facci e accusa soprattutto l'ordine dei giornalisti. Il titolo più stupido della giornata oggi lo fa la stampa. Secondo me Molinari oggi si è preso un giorno di vacanza, ho troppa stima per il direttore della stampa per pensare che sia farina del suo sacco, può anche darsi, anch'io tante volte dico cose stupide, ma in questo caso il titolo della stampa sulla strage in Portogallo con 62 morti, un fulmine cade non a ciel sereno, ma infuoca una foresta di eucaliptus e per una serie di ragioni incredibili di deficienze dell'uomo muoiono più di 60 persone. Beh, il titolo della stampa sapete qual è? Le stragi del clima fuori controllo. Fuori controllo è il titolista della stampa. Ci può anche essere, poi c'è Mario Tozzi che come al solito dice le sue solite cose sul clima che ben sapete, cioè sostanzialmente ve la faccio breve, la strage del Portogallo è colpa di Trump, dai.
ci siamo, è più o meno questo. In Portogallo muoiono 60 persone perché Trump non ha firmato il clima e quindi questo sarà quello che ci porterà al il trumpismo. Sono tutte minchiate. Oggi su qualche altro giornale mi sembra di aver visto invece tutto il riepilogo dei grandi incidenti portoghesi e non solo, delle grandi stragi in Portogallo derivanti dalle carenze dell'uomo. In questo caso è l'uomo. Noi diamo tanta importanza all'uomo pensando che l'uomo sia così potente, così cattivo da distruggere il clima, invece quando per colpa dell'uomo muoiono 60 persone perché non riesce a difendersi dal fuoco che fa male ma fa anche bene, bene, in quel caso è colpa del clima impazzito, non diciamo minchiate, è colpa nostra, a parte il fatto che purtroppo le stragi ci sono. Forse anche quelle del grattacielo a Londra è colpa, i 100 morti del grattacielo a Londra che è andato a fuoco è colpa del clima impazzito perché c'è il surriscaldamento del pianeta. Io dico, ma come gli viene in mente poter associare una cosa di questo tipo? Ultima questione, molto interessante dal rapporto di Banca Italia presentato il 31 maggio e che si sono andati a scartabellare, hanno fatto molto bene al Corriere della Sera: 7,2 miliardi di euro sono le rimesse che gli italiani fanno dall'estero all'Italia, sono trasfrontalieri, anche dipendenti di aziende italiane, ma non solo. Cioè, gli italiani, un po' come fanno le Filippine in Italia, le Filippine in Italia lavorano, guadagnano 1.800, 600, 1.200 euro al mese e gran parte la mandano nelle Filippine. Gli italiani stanno facendo la stessa cosa, lavorano all'estero e mandano soldi in Italia. Questo non è un buon dato, questo è il senso di un paese in cui l'economia interna è stagnante. 7,2 miliardi, un dato così alto, evidentemente rapportato alle differenze valore della moneta, non si aveva, dice il rapporto di Banca Italia, dal 1870. 71. Pensate un po' voi dove siamo ritornati. Vi do appuntamento a domani e vi dico, leggetevi tutti l'intervista della ragazza su Repubblica che dice: non sono voluta diventare italiana perché pretendevo che fosse automatico. Pretendevo che fosse automatico. No, bisogna almeno fare una domandina. Posso diventare italiana? Sono 10 anni che sono stato qua e mi avete non ospitato, ma trattato come giusto che sia per un paese civile. Ciao.